Ciao a tutti, ho appena scaricato questo oggetto da Thingiverse. Prima di cominciare il tutorial, di continuare il tutorial, volevo farvi vedere che nelle notifiche ho aperto il profilo su Thingiverse, scarico oggetti, ho caricato questo modello 3D e lo hanno scaricato ad aprile, e lo hanno addirittura stampato e hanno pubblicato la foto, questa bianca, questo qua. Che vedete è il modello 3D che ho caricato. Questa è un'altra stampa che hanno fatto e questa addirittura l'hanno stampata e colorata. Adesso torniamo al tutorial di Cura 3D. Il supporto, che è una cosa interessante, ho scaricato appunto questo file qua. Mi sposto con le freccette della tastiera, posso spostarmi anche tenendo premuto il tasto destro, se non sbaglio. Poi sì. Abilitiamo supporto, in questo caso lo abilitiamo sì. Mi chiede dove vuoi mettere il supporto? Lo vuoi mettere a contatto col piano di stampa o in tutti i posti possibili? In questo caso in tutti i posti possibili, perché qua adesso vedrete lo metterà e non però non è a contatto col piano di stampa. Adesso la visualizzazione sta caricando, il supporto me lo inserisce laddove dove l'angolo è più inclinato di 50 gradi. Perché? Perché altrimenti la stampante, la plastica, diciamo, la plastica o comunque il PLA che viene depositato a vuoto, se senza supporto. Se noi non mettiamo supporto, il PLA in questo preciso momento cadrà. Vedete? Adesso zoom, potete farlo anche voi in diretta con me, prendere comunque lo stesso modello, scaricarlo, mette il supporto proprio dove si inclina più di 50 gradi, questo serve a far reggere la stampa, perché altrimenti cadrebbe tutto dove adesso sto indicando. Il supporto è importante, sì, sempre importante, è una rogna da tirar via, è vero, sì. Vediamo tutti i parametri e poi lo approfondiamo. Angolo di sbalzo del supporto 50 gradi, ok, io ho lasciato 50, lavoro dai 50 ai 60. Poi mi chiede come deve essere il tuo supporto, la trama che devi avere, che è linee, griglia, triangoli, concentriche, 3D e zigzag. Fate voi i test. Adesso questa è l'impostazione zigzag e vediamo. Cos'è questo zigzag? È la prima volta che lo utilizzo, vedete? Sì, va da un punto all'altro. Qua si sposta, qua si sposta. Tendo a triangoli, sarà triangoli. Densità del supporto. E come la densità interna dell'oggetto è sempre in percentuale, adesso al 15%, volessimo farla più fitta, la metteremmo al 30%. Adesso, intanto che si carica, vediamo gli altri. Mi chiede anche a che distanza vuoi mettere il supporto distanza Z vuol dire dal livello alto, ok? Cioè il livello che sta sopra di quanto deve essere staccato. Allora fa il supporto, dopo farà uno strato in cui il supporto non lo farà da 0,1 e dopo comincerà, ok, a posizionare. Vediamo qua precisamente questa è la distanza. Distanza Z significa quindi che il supporto viene depositato. Prima di depositare lo strato dell'oggetto vero, lascia un decimo. E poi c'è anche la distanza XY, che è quella laterale di fatto. E a quanto viene messa distante? A 0,7. Io lavoro a 0,7 per i supporti che devono sorreggere bene qualcosa. E 0,8 sui supporti che devono reggere un po' meno, che sono meno importanti. Questo cosa significa? Che l'ugello è da 4 decimi, quindi il perimetro, l'ultima parte della stampa è 4 decimi, si sposta, ok, in questo caso 0,4, si sposta ancora 0,8 e il supporto è sempre messo a quella distanza lì, ok? Stessa cosa vale per la Z, anche per la XY. Finiti tutti i parametri del supporto, vediamo una cosa fondamentale per far uscire le stampe bene. In questo caso il supporto non è messo bene, significa ha una buona densità,
Sorregge bene, probabilmente sì, la stampa terrà. Cos'è che succede però? Le linee del supporto sono per me inclinate male e quindi può essere che non esca molto bene questa parte sottostante. Allora, che cos'è che facciamo? Zoomiamo indietro, andiamo sulla visualizzazione normale del solido, selezioniamo, ruotiamo e visivamente vi faccio vedere cosa intendo senza spiegarvelo. Ruoto di 45 gradi, torniamo nella visualizzazione a strati e attendiamo che si carichi. Adesso cominciamo già a zoomare e nello stesso livello in cui l'avevo selezionato, il numero 260, vedremo che i supporti sono inclinati, cioè le linee sono orizzontali. E i punti che sorreggono lo strato inferiore sono un po' di più, non c'è rischio che l'ugello depositi materiale in un punto in cui non c'è materiale, qua c'è molto materiale che sorregge. Una controindicazione di mettere il supporto così fitto è tirarlo via, ma tanto viene via comunque facilmente con una pinza, con i beccucci belli, belli piccoli, afferrate, tirate, viene quasi sempre via. Se non viene via, dovete lavorare su questi valori. La densità del supporto in questo caso si potrebbe anche diminuire, ma non troppo, ok? Per far uscire proprio l'oggetto bene. Alla prossima!